Siamo a Guagnano, in provincia di Lecce. Qui, proprio qui, nascono i vitigni autoctoni, quelli dalle cui uve viene prodotto il Negramaro, il vino salentino dei Negramaro. Stiamo andando a trovare il signor Gianvito Rizzo, che è l'amministratore dell'azienda Feudi di Guagnano, per farci vedere proprio gli alberelli da cui queste uve prendono vita e da cui appunto viene prodotto questo vino tipicamente salentino. Signor Gianvito, buongiorno. Valeria, piacere. Allora, questo è il vitigno del Negramaro, questi sono i vitigni da cui prende vita il suo vino. Sì, questa è una vigna di oltre 75 anni, allevata ad alberello, e da cui noi ricaviamo il nero di velluto, un vino ottenuto con la vendemmia manuale, grappoli fatti appassire per più di 30 giorni in cassette di legno, e da cui otteniamo non più di 10.000 bottiglie l'anno di nero di velluto. Avviciniamoci, perché questi alberelli vanno veramente coccolati perché possano dare questo vino così prestigioso. Il termine adatto è veramente così, perché queste vigne sono poco meccanizzabili. Adesso siamo nella fase del germoglio, siamo ad aprile, e quindi dal punto di vista proprio dell'allevamento comporta una difficoltà estrema, ed ecco perché noi possiamo ottenere una quantità limitata di questo vino. Bene, allora la natura si prepara a darci la vendemmia, che nel caso del Negramaro è a settembre, e lei ci porta nella sua azienda a farcela conoscere. Sì, andiamo in cantina, che è una cantina molto graziosa, è un vecchio palmento dove noi procediamo alla vinificazione e all'affinamento dei nostri vini. Questa è l'azienda Feudi di Guagnano. Leggiamo. Siamo arrivati. L'azienda Feudi di Guagnano nasce con un obiettivo ben preciso. Sì, il nostro obiettivo sin dai primi anni è stato quello di salvare dall'abbandono i vigneti di Negramaro, soprattutto gli alberelli, sono importanti per la qualità e la produzione non solo dei vini Feudi di Guagnano, ma di tutto il comprensorio Salice Salentino compreso. Anche perché il vitigno autoctono è proprio del territorio e quindi parla anche di cultura salentina. Senz'altro, il vitigno autoctono per eccellenza è il Negramaro. Con il Negramaro noi realizziamo e facciamo tanti vini. Il Negramaro è parte integrante, anzi il vitigno principale per il Salice Salentino DOC. Qual è il vino a cui lei è più affezionato? Ma il vino è quello che più conosciuto dai nostri appassionati, dai nostri clienti, che è il nero di velluto, e viene ottenuto da alberelli di oltre 75 anni, alberelli di Negramaro. Nero di velluto è un nome molto particolare, non è un nome, diciamo, di invenzione tout court, ma noi abbiamo estrapolato questo nome da uno scritto del Palumbo degli inizi del Novecento, il quale descriveva
a settembre la vendemmia del Negro Amaro, e affermando che il nero di velluto è il colore dei grappoli di Negro Amaro all'albeggiare. E a parte il nero di velluto, sono tanti i vini di feudi di Guagnano, e voi avete avuto anche un modo singolare di promuoverli, facendo squadra, insomma. Sì, è un po' un modo particolarissimo per una cantina, perché istituzionalmente, se così vogliamo dire, noi produciamo vini, però dall'anno scorso abbiamo inventato un'iniziativa che si chiama Ben Bevuto nel Salento, e che ci sposta più verso la collaborazione con le strutture ricettive del Grande Salento, dall'albergo alla B&B alla casa vacanza, e che consiste in questo. Semplicemente noi omaggiamo di una bottiglia di Negro Amaro, questo vitigno simbolo del Salento, il turista che è ospite di queste strutture ricettive che collaborano con Feudi di Guagnano. Loro vengono nella nostra cantina, trovano la bottiglia, ma possono degustare le 11 etichette che noi produciamo, visitare il Museo del Negro Amaro che è qui a Guagnano, e non solo, ma anche i nostri vigneti, dall'alberello di 75 anni fino al vigneto a Spalliera, da cui ricaviamo il Negro Amaro, il Primitivo, i Rosati, che sono tutti vini che noi offriamo e vendiamo alla nostra clientela. Ed è un'idea che si sposa perfettamente con il binomio che quest'anno permetterà alla Puglia di scendere in campo al Vinitaly, insieme all'assessorato alle risorse agroalimentari e anche all'assessorato al turismo. Voi sarete al Vinitaly dal 7 all'11 aprile? Sì, noi saremo al Vinitaly dal 7 all'11 aprile con uno stand tutto dedicato agli italiani, all'Italia, all'Italia unita, perché lo abbiamo vestito di tricolore, quindi sarà anche bello da vedere per tutti quanti, dal cliente salentino al cliente, all'operatore d'oltre Oceano. Per cui ci vediamo al Vinitaly. Senz'altro, ci vediamo al Vinitaly, tutti invitati a degustare i nostri vini e a scoprire questa nuova realtà che è Feudi di Guagnano.